In diretta dalla Biblioteca Nazionale di Roma, nello spazio Book Sprint Edizioni, è con noi Chiara Molinaro. Ciao, benvenuta Chiara. Ciao. I hate you, but I love you. Questo è un romanzo che tu scrivi, è una bella storia d'amore e dici naturalmente ti odio, però ti amo. In realtà c'è questo contrasto. Sei giovanissima, Sì. hai soli 15 anni. E sei già al tuo primo romanzo, questo perché voglio dire, vuol dire che in realtà è già da un po' che scrivi. A che età hai cominciato a scrivere le prime cosine, così che ti passavano per la testa? Penso io 8 anni, diciamo, scrivevo delle poesie, poi andando avanti alle medie sono diventata un po' più matura e quindi ho iniziato a elaborare, diciamo, libri un po' più complicati, un po' più Sì, complessi. è così, ogni volta scrivi, insomma, dei racconti, dei romanzi, sempre delle cose sempre più complesse. E poi in effetti a quel punto, visto che avevi abbastanza sicurezza, un giorno vai dalla tua amica, è Sì, vero? dalla mia migliore amica. Le racconto quest'idea di questo romanzo, diciamo, l'idea che mi era venuta, le racconto un po' la trama e lei mi fa ascoltare una canzone che mi dà ancora più ispirazione, infatti è il titolo del libro, infatti è You, I Love You, e quindi mi sembrava adatto per il libro e l'ho utilizzato. Esatto, anche perché del resto riprende un po' quella che è la trama, no? Riprende un Sì. po' la storia, questa storia d'amore. Sì. Adesso arriveremo a dire il perché, giustamente, poi ti odio, però ma al contempo ti amo, in effetti, perché è una storia d'amore e d'odio, comincia in un modo e finisce in un altro. Raccontiamola, chi è, come inizia questa storia d'amore? Allora, loro si conoscono da sempre, anche da quando erano piccoli, perché la sorella di Jacob, il protagonista, è la migliore amica di Eliza, che sarebbe invece l'altra protagonista. E loro si sono sempre odiati perché comunque i caratteri simili e quindi erano anche contrastanti. Allora però succede una cosa, un evento che sconvolge entrambe le parti e fa vedere l'altro sotto una luce diversa e quindi nasce l'amore, anche se è un po' complicato raggiungerlo subito perché comunque c'è stato questo periodo di odio abbastanza lungo. Esatto, questo periodo di odio è abbastanza lungo che poi però viene immediatamente Cancellato, offuscato, sì. cancellato completamente, perché l'amore poi quando arriva è come proprio una ventata Come un veloce, fiume no? in Arriva un piena. fiume in piena, esatto. E quindi così viene cancellato Questo questo periodo di odio. rapporto così Sì. di odio, e immediatamente nasce l'amore. Però poi, vabbè, nasce l'amore, ma lei insomma è giovane, sono amori adolescenziali, non si sente Sì. pronta, non si sente sicura. Lui anche la sua prima esperienza comunque con una storia d'amore vera, quindi non sa come comportarsi e inizia a trascurarla e quindi lei comunque reagisce, anche se reagisce in modo sbagliato, reagisce lo stesso. Esatto, reagisce e quindi che cosa succede? Che lui naturalmente, ovviamente, poi vive la sua vita perché è un ragazzino, è giovane, Sì. adolescente, quindi non tanto magari perché vuole trascurarla, quanto perché semplicemente è un ragazzo Non si giovane e sente quindi ancora. non si sente ancora pronto e quindi vive la vita di un adolescente. E lei ovviamente lì inizia ad avere delle titubanze, delle incertezze, non sa che fare, si confida con un amico. Però poi fa un'azione che comunque lei pensa possa aiutare il loro rapporto, ma in realtà lo peggiorerà. E quindi si troveranno separati, nonostante comunque il loro sentimento sia forte, si troveranno separati. Esatto, quindi poi in effetti si separeranno anche se si amano, però lui è rancoroso Sì. e quindi non vuole più saperne nulla. E così poi arriva il momento di nuovo buio in cui lei invece si era innamorata e si ritrova di nuovo sola, non sa che fare, si sente in colpa. Sì, perché comunque lui ha frainteso quello che è successo e quindi lei si sente in colpa, lui quando lo capirà si sentirà in colpa anche, quindi si troveranno Sì, distaccati. però poi qualcosa insomma cambia di Sì, nuovo. L'andare delle cose, farà un riescono a viaggio. ritrovarsi. Sarà un viaggio, che cos'è? Un viaggio, una gita che fanno, che Sì, li fa una ritrovare? gita con fra amici che si trovano e quindi loro riescono a ritrovarsi, stanno a contatto un po' di più rispetto alle ultime settimane che non si parlavano, quindi.
Che cosa ha stimolato in te maggiormente l'idea di scrivere questo romanzo? Tu mi dicevi il fatto che magari, non so, io avevo voglia di leggere una storia, che avevo voglia di sentirmi Sì. raccontare. Siccome non la riuscivo a leggere, trovare da nessuna parte, me la sono scritta. Sì, perché tutte le storie che leggevo non soddisfavano quello che volevo leggere, cioè non trovavo proprio una storia che mi appassionasse, quindi ho pensato di scrivere quello che volevo leggere, insomma, quello che secondo me alle altre persone come a me poteva piacere leggere, e quindi è nata la storia. Anche perché tu fino ad ora leggi, che genere di romanzi ti piace leggere in Allora, genere? in modo particolare i fantasy come le saghe, Hunger Games di Regent, però leggo anche poliziesche e anche storie d'amore in generale. Storia d'amore, ma poi tu anche in quello che vedi, no? Mi dicevi anche quando vedo, che so, le serie Sì, televisive. mi ispirano comunque, infatti la storia è nata ispirata da una serie TV, però diciamo che poi la storia era completamente mia. L'ho solamente dovuto cambiare i nomi, quindi. Hai preso spunto in effetti, anche perché tra l'altro tu l'ambienti in America. Sì, perché dal momento che ormai siamo una generazione che siamo abbastanza tutti che parlano inglese, che sappiamo bene le canzoni, e mi sono trovata meglio a ambientarla in America. Esatto, un luogo che quasi senti familiare, sarà per Sì. quanto l'hai vissuto anche attraverso la Sì. televisione e i libri che leggevi. L'ho ambientata in America e quindi insomma questi protagonisti poi vivono la loro vita, tra l'altro vengono tutti da un ambiente abbastanza bene, se non Sì, vado errato, dico bene. tutti hanno, diciamo, in quei quartieri americani che stanno benestanti, Benestanti, sì. insomma. E quindi anche loro sono dei ragazzi pieni di sentimenti puri, come Sì. tu in effetti immagini e vedi quelli che devono essere i sentimenti degli adolescenti Sì, oggi. anche se molto spesso non sono proprio così, però secondo me questo deve essere, io ho rappresentato quello che secondo me è l'amore, dovrebbe essere così secondo Perché invece tu come vedi i tuoi coetanei, insomma, gli me. adolescenti di Io oggi? Qual è mi la tua considero visione? abbastanza, come dire, bambinona, nel senso che sono ancora nella fase di crescita, mi sento ancora una ragazzina che deve ancora esplorare il mondo, ma invece vedo alcuni ragazzi che già si sentono adulti. Per me non è così, ci sono proprio dei periodi e ognuno deve viverli appieno, non devo correre, ho Correre. ancora Né tutta la bruciare vita le davanti. tappe, esatto. Guarda, posso dirti, in realtà sembri più saggia tu che dici di essere una bambinona che invece giustamente chi pensa di dover bruciare le tappe quando poi assolutamente non c'è fretta. Questo è bellissimo perché poi i sentimenti sono Più puri. quelli più puri perché se ci si pensa, no, tu ovviamente fai delle differenze, nel momento in cui vedi e immagini come devono essere i sentimenti di un adolescente oggi rispetto a quelli che invece vive una Vero, persona adulta, quali sì. differenze vedi realmente tu concretamente? Devo dire che comunque gli adolescenti siamo, e ancora sono i primi amori, sono i primi sentimenti veri che proviamo, perché comunque quando si è piccoli non si capisce molto, poi nell'adolescenza si inizia a esplorare il mondo. E vedo che questi sentimenti sono ancora, cioè anche l'uso del ti amo è ancora abbastanza superfluo a questa età, secondo me. Sì, quasi inflazionato, no? Lo Sì, usano con lo usano, superficialità. sì, mentre nel mondo adulto invece viene usato con un vero e proprio significato che è difficile anche a volte da dire, mentre adesso viene detto così, cioè adolescenti, ma in realtà non sappiamo il vero significato di queste due parole. Cosa ti hanno detto i tuoi amici quando hanno saputo che avevi scritto il libro? Allora, loro non l'hanno saputo fino a 2 mesi fa, perché ero ancora in elaborazione, stavo pensando a cosa fare. Quando l'hanno saputo erano tutti orgogliosi di me, la mia classe soprattutto, mi ha supportato e sopportato, e mi sono sempre stati a fianco, e quando ho detto l'idea, cioè, mi aspettavo qualche. Diciamo che a volte quando si fanno questo genere di cose, magari qualche presa in giro, qualche cosa, Sì. ma in realtà niente, loro sono orgogliosi di me, anche i miei professori, e quindi sono felici per Anche perché sono stati proprio i tuoi insegnanti e mi dicevi che quando eri più piccola fu una tua insegnante a spronarti a scrivere, a continuare a scrivere. sì, alle medie una professoressa che avevo, che mi ha sempre, diciamo,
mi ha sempre messo bene, mi ha sempre parlato bene di me, ha sempre Ti ha spronato, incitata sì, molto. mi ha sempre dato, La giusta sì. sicurezza E anche. quindi quando scrivevo lei mi appoggiava e sono infatti felicissima di questa notizia, mi vuole incontrare, quindi sono proprio felice di questa. Anche perché tu il primo romanzo per l'appunto che scrivi e tu no, all'inizio non pensavi neppure di pubblicarlo, No, sbaglio, no, eh? è nato come un gioco perché comunque unendo la mia fantasia, la mia maniera di scrivere, ho avuto questa idea e l'avevo scritto solamente per dare spazio ai miei pensieri, per concretizzare quello che pensavo. E invece poi mamma mi ha detto di pubblicarlo perché l'ha letto qualche pagina all'inizio e ha detto che le sembrava di leggere un libro vero e quindi mi ha detto va bene, provaci. E io ci ho Abbiamo provato ed è andata bene, concretizzato. sì. È andata bene ed andrà anche meglio perché a questo punto siamo ansiosi anche di sapere, no? Che cosa diranno gli amici e non solo, tutti i lettori. Quando lo leggeranno siamo curiosi a questo punto di sapere quali saranno le loro opinioni e la loro recensione. Che cosa vorresti dire al tuo lettore? Che cosa gli vorresti trasmettere? Ho scritto questo libro principalmente per dare qualcosa di sensato da leggere, insomma, qualche libro che non fosse solamente tutto come una scommessa, il ragazzo che si innamora, una storia d'amore normale, Semplice, pulita. però anche allo stesso tempo complicata. Non volevo dare sempre la solita storia che inizia in un modo, poi finisce sempre uguale. Volevo solamente una storia d'amore normale. Questo e basta. Chi potrebbe essere il lettore perfetto per il tuo libro, secondo te? C'è Secondo me, qualcuno? allora, chiunque potrebbe leggere il libro, però principalmente anche gli adolescenti perché magari si ritrovano nei personaggi, capiscono quello che provano e si trovano meglio con i sentimenti, a capire meglio anche loro stessi con i loro sentimenti, perché comunque è scritto da un adolescente per gli adolescenti. Esatto. E sei già in preparazione? Stai pensando già di scrivere qualcos'altro? Sì, ho iniziato a scrivere un altro libro che è ancora in fase di scrittura. Certo. E mancano alcuni capitoli finali che è ambientato però sempre in America, però parla di due ballerini, sempre una storia d'amore, però sarà un po' diversa da questa, un po' più complicata, però è un modo per crescere anche. Cosa vuoi fare da grande? Non lo so ancora, sono indecisa, perché ci sono un sacco di materie che mi piacciono, soprattutto scienze, matematica, mi piacciono davvero molto, però adesso con questa passione per la scrittura, mi trovo in difficoltà su ciò che vorrò fare da grande. Ah, vabbè, c'è tempo per Sì. pensarci, insomma, manca ancora qualche anno. I hate you, but I love you. Grazie mille, Chiara Molinaro.